Noi di Italia Medievale siamo particolarmente contenti di avere di nuovo con noi Federico Marangoni, in una veste diversa perché era già stato qui a novembre come presidente della Società dei Vali di Bologna, che è un gruppo di rievocazione storica molto, molto ben strutturato e anche, direi, piuttosto filologico nelle sue attività. E invece oggi è qui in veste di autore e presenta l'ultimo di una serie di libri sull'abbigliamento medievale in Italia e in particolare quello di stasera è dedicato all'abbigliamento del XV secolo, l'abbigliamento del XV secolo, l'abbigliamento femminile in Italia nel 400. I libri di questa collana sono tutti pubblicati dalle edizioni Cerchio e questo in particolare è uscito da poco, qualche mese, quindi siamo molto, molto contenti di poterlo far presentare dal suo autore e vi ricordo anche che se siete interessati o se lui ha la capacità di interessarvi è possibile acquistare il libro e farselo anche autografare. Ripeto, rinnovo il ringraziamento a voi che siete intervenuti a questa iniziativa, molto interessante per il tipo di argomento trattato, che dimostra che anche nel mondo della rievocazione l'attenzione al rigore storico, allo studio delle fonti, allo studio degli aspetti iconografici, non solo per quanto riguarda i soliti duelli, la scherma, l'attività dei cavalieri, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la sartoria, l'abbigliamento, gli abiti, i costumi, è sempre più importante e sempre meno trascurato di un tempo. Quindi grazie ancora a Federico Marangoni, buon ascolto a tutti voi e poi come sempre se alla fine di questo incontro avete domande e curiosità, noi siamo qui per dibattere. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie Maurizio, grazie a voi che siete qui presenti. Quello che stasera io farò in realtà è un piccolo excursus per cercare, come giustamente diceva il nostro ospite, di interessarvi, di farvi capire un po' qual è il lavoro che sta dietro a una pubblicazione come questa, che di base è una pubblicazione un po' per gli addetti al settore, perché ovviamente è un'analisi metodica e abbastanza approfondita dell'abbigliamento nella sua struttura stratigrafica, mi permetto di dire, che era in voga in Italia nel corso del XV secolo. Il concetto di moda nel Medioevo c'è, è un concetto che c'è anche al giorno d'oggi e che in realtà ha antiche origini. Esisteva la moda nell'Impero Romano, esistevano modi di vestirsi anche in altre civiltà fuori dall'ambito europeo, però oggettivamente quello che per noi è moda. Quello che per noi è moda è al giorno d'oggi un sistema di indumenti messi uno sopra l'altro, alternati, che hanno determinati significati che ci permettono anche di riconoscerci tra di noi. E questo effetto di riconoscimento reciproco, che al giorno d'oggi si pensa si sia un po' perso, in realtà c'è al giorno d'oggi, ma c'era molto di più nel corso del Medioevo, perché all'epoca l'abito faceva effettivamente il monaco, c'erano categorie di persone, mestieri, classi sociali che si identificavano già dall'indumento che portavano, dai colori che esibivano, dalla lunghezza dello strascico e comunque sia da tutti quelli che sono gli attributi di un indumento e quindi si può dire che la moda, per come la concepiamo noi, è nata nel Medioevo. In realtà aveva origini un po' più antiche, ma è nel Medioevo che c'è la base di come poi noi ci vestiamo ancora al giorno d'oggi. Quello che innanzitutto però bisogna fare, visto che la collana di cui abbiamo parlato si rivolge al periodo compreso tra il 200 e il 500, non sono esclusi in realtà dei volumi ulteriori che potranno allargare l'arco cronologico del periodo, però per il momento c'è già abbastanza materiale su quei secoli. Quello che dobbiamo fare è innanzitutto capire come si evolve la moda maschile e femminile in quel periodo, perché come vi ho detto di moda
moda si tratta. Ci sono degli elementi che rimangono, l'abbigliamento dal 200 all'inizio del 300 è un abbigliamento abbondante, è un abbigliamento che copre più che mostrare le forme del corpo, è un abbigliamento nel quale si cerca di nascondere la forma fisica perché dal punto di vista morale e religioso era qualche cosa che non si doveva vedere. Il 500 in realtà è, come sempre succede, deve cambiare qualche cosa e quindi si passa di nuovo a un'esagerazione. Un'esagerazione che però diventa un'esagerazione dell'abbondanza, per cui diverse parti delle vesti, in particolare le maniche, anche nell'abbigliamento maschile, ma molto anche in quello femminile, iniziano ad allungarsi, si creano sbuffi, si creano maniche con ripetute legature per creare delle sorte di pieghe artificiose, e quello che era il busto proporzionato e limitato del 400 prende decisamente la tangente e diventa una cosa molto più esagerata. La stessa cosa si ritrova nell'abbigliamento femminile e in particolare nell'abbigliamento del 400, che essendo il periodo di transizione tra il 300 e il 500 agli estremi ha già all'inizio ancora dei residui del busto 400, del busto trecentesco gotico, e alla fine dei prodromi della moda cinquecentesca che poi arriverà. Già alla fine negli anni 80-90 del 400 per esempio si trovano negli inventari vesti con maniche abbondantissime che strisciano addirittura per terra, ovviamente stiamo parlando delle classi sociali più ricche, che sono appannaggio ovviamente della nuova moda e dei nuovi ceti sociali che con l'uso e l'abuso della stoffa sia come materiale che come lunghezza mostrano la propria ricchezza. Signori della città, quindi tutti esempi di vesti di alto livello. Ovviamente questo cambiamento della moda si ripercuote anche nelle classi inferiori, ma sono tutti processi molto più lenti perché la classe inferiore deve fare innanzitutto utilizzo delle vesti che ha e quindi le deve usare in molti casi fino alla consunzione, e li cambia o li modifica secondo le nuove mode solo in ragione di un effetto pratico. Per cui se sono un fabbro non utilizzerò sicuramente maniche pendenti in officina perché potrebbero finirmi nella cucina, nei carboni ardenti, si rovinerebbe un vestito pregiato, inutile utilizzarlo per lavori manuali. Ed è questo uno dei grandi discrimini tra quello che può permettersi una persona nobile o ricca o magnate, che può permettersi una stoffa pregiata e di sfoggiarla in giro perché tanto non fa nulla, e il borghese che lavora, l'operaio che sta lavorando e che anche in città, pur potendosi permettere livelli di decorazione maggiori rispetto ai contadini del contado, per esempio, che sono proprio il livello più basso, ha comunque un primo obiettivo che è quello della funzionalità della vista. Quello che si racconta dal punto di vista dell'evoluzione della moda in realtà ce lo dicono anche i contemporanei, e in particolare Dante nelle sue celebri parole: vento dalla cerchia antica, un venatoio ancora e terza e nona, si stava in pace, sobria e pudita, non aveva catenella, non corona, non gonne contigiate, non cintura che fosse a vedere più che la persona, non faceva nascendo ancora paura la figlia al padre, che il tempo e la dote non fuggendo quinci e quindi la misura. Non aveva case di famiglia vuote, non v'era giunto ancora sarta Natale, a mostrar ciò che in casa si vuole. Quello che Dante dice è ovviamente che già ai suoi tempi, ma troviamo cronache posteriori, troviamo cronache anteriori con le stesse lamentele, già ai suoi tempi si spendeva troppo in orpelli, decorazioni, fregi e soprattutto in quello che era un elemento fondamentale per mostrare la propria ricchezza, l'apparato dotale delle figlie. Per cui le donne, in particolare sono sempre le donne quelle che hanno più frizzi nei propri vestiti e più gusto del seguire la moda, anche perché lo vedremo è una delle pochissime cose in cui possono effettivamente lanciarsi e essere protagoniste, perché dal punto di vista lavorativo e sociale sono relegate in casa. In molti casi, a parte qualche eccezione nella classe borghese o qualche rara donna particolarmente forte e intraprendente a livello nobiliare, però mediamente la donna che cosa può fare se non mostrare se stessa? Non può mostrare la sua abilità manuale, non può mostrare la sua abilità come condottiero, come magistrato, qualsiasi ruolo sociale è appannaggio maschile, per cui alle donne rimangono i ruoli estetici e quindi la moda. Però ovviamente tutto ha un costo e Dante già vede nella Firenze sua contemporanea, sta parlando all'inizio del 300, un netto peggioramento rispetto a quello che era la situazione idilliaca, che poi tale non era, diciamo,
diciamoci la verità, del 200, in cui le donne erano modeste, morigerate e non spendevano in cinture, catenelle e gioielli vari. Quello che dice Dante un secolo dopo lo dice un altro personaggio molto importante anche per la storia del costume, perché ci racconta tante cose dell'evoluzione dei costumi del suo tempo, Bernardino da Siena, che nelle sue prediche lascia delle rappresentazioni molto vivaci di come si vestivano queste donne, ma prende anche di mira molto spesso gli uomini, che a loro volta seguivano poi la moda e che secondo lui in alcuni casi si vestivano peggio che le bestie. E quindi ancora l'esempio della spesa esagerata, in questo caso però si affianca a una critica morale. Ogni volta che un vestito nuovo compare in giro e indossa una meretrice francese, perché erano quelle che dovevano essere più appariscenti per attirare i clienti, le donne subito dietro a copiare, perché è un nuovo vestito, lo devo avere anch'io. E ovviamente il ragionamento di Bernardino è poi che se uno si veste da prostituta, forse un pochino dopo verrà considerata tale, e quindi la critica morale che lui instilla nelle donne del suo tempo e che porta ai celebri roghi delle vanità, in cui le donne, infervorate dalle prediche di Bernardino e di altri frati, andavano a bruciare i loro vestiti pregiati, le loro conciature, le complicate strutture che andavano a migliorare l'estetica della donna. Lui critica moralmente questo aspetto e quindi sviluppa una consapevolezza di quello che poi effettivamente è l'implicazione del vestito. Perché io mi metto un vestito, è bello da vedersi, è colorato, eccetera, ma che significati veicola? Se è un vestito da prostituta, potrebbe veicolare dei significati negativi. E quindi Bernardino lo mette in evidenza. E le fonti di cui noi possiamo fare uso sono tante, sono molte di più rispetto a quelle solamente iconografiche, scultoree o pittoriche. Innanzitutto ci sono i reperti. Per il Medioevo già iniziamo ad avere dei reperti archeologici molto sparpagliati, in Italia fra l'altro non sono tantissimi, sono per lo più reliquie, oppure vesti che provengono da sepolture successivamente aperte. In altre parti d'Europa, per esempio nel nord Europa, dove le condizioni ambientali sono migliori, rimangono anche vesti di persone più comuni. Le opere letterarie, gli inventari, le leggi suntuarie sono tutte invece fonti documentali che noi dobbiamo andare a leggere, interpretare in molti casi perché non sempre sono di facile lettura. Dante è stato analizzato e letto e riletto, ma un inventario scritto in mezzo latino, mezzo volgare di una milanese del 400 magari non è altrettanto facile da comprendere. E poi bisogna mescolare il tutto. Bisogna mettere insieme tutto quanto per avere una rappresentazione finale il più completa possibile, per poter poi dire sì, è così che effettivamente si vestivano, è così che effettivamente ragionano. Allo stesso modo, in alcuni casi, soprattutto per le epoche più antiche, il naturalismo e la realisticità della rappresentazione viene meno. E quindi quando io guardo un affresco del 1100, del 1200, potrei avere una rappresentazione stilizzata della realtà, non certo una rappresentazione fedele come può essere quella del 500, che però sulla pittura mette un sacco di sovrastrutture, perché ci sono i simbolismi legati a che cosa ha in mano il personaggio, ci sono i simbolismi legati ai colori, ci sono alcuni effetti che si vogliono rendere, per esempio l'abbondanza della forma corporea, che non sempre magari il personaggio effettivamente aveva, perché non tutti avevano le spalle larghe, qualcuno ogni tanto era anche un po' goppo. E questo non era una cosa che facesse piacere di far dipingere al Tiziano di turno che ti veniva a fare il ritratto. E in più un grosso problema è legato ai colori. Quando noi guardiamo un quadro o una miniatura, dobbiamo pensare che il colore che è stato messo sulla pergamena non è lo stesso che veniva usato per tingere le stoffe, né la tenuta del colore era la stessa sulla stoffa. Quindi quando io vado a guardare un affresco che ha un bel cielo blu, mi guardo la Cappella Sistina, nella Cappella Sistina il blu è il lapislazzolo che non veniva usato per tingere le stoffe, perché non tingeva, però faceva pigmento per le pitture d'affresco. E quindi tutti questi dettagli devono essere uniti, stando attenti a non cadere in quelli che sono i tranelli di alcune fonti, perché poi un'interpretazione troppo veloce porta a degli errori ancora più macroscopici che l'ignoranza magari di quella fonte. Un esempio, giusto per darvi un'idea di quanto effettivamente gli artisti ci mettessero del loro. Queste sono tre rappresentazioni della Monna Lisa, che era fiorentina, quindi in teoria dovrebbe rappresentare la moda fiorentina della fine del 400. Quella centrale è quella che conoscete tutti, quella del Louvre. Quella di destra è una copia realizzata probabilmente nella stessa bottega di Leonardo, più o meno in contemporanea con la realizzazione dell'opera principale, che però, come vedete, è diversa, ovviamente diversa la mano, però è diversa anche l'evidenza che viene data da alcuni dettagli, per esempio la manica molto più accesa, il color rosso, la trasparenza della veste è migliore, per cui si riescono a intravedere alcuni dettagli dell'attacco della manica,
che sono in realtà molto, molto più evidenti nella immagine a sinistra, che è un'immagine ottenuta tramite un'analisi, quindi non è un quadro effettivamente esistente, è un'analisi stratigrafica del quadro stesso del Louvre, in cui si è visto quello che era l'immagine iniziale che Leonardo aveva dipinto, sulla quale poi aveva aggiunto tutta quella parte velata che era simbolica, legata alla purezza, aveva diversi significati filosofici. Il problema è che il quadro più fedele dal punto di vista della storia della moda è quello a sinistra, che è anche quello meno bello, però è quello in cui si vede come erano attaccate le maniche delle vesti, che alla fine del 400 erano staccate ed unite con dei laccetti, si vede come erano realizzate le coperture delle spalle, non con dei veli molto abbondanti, ma con una semplice velatura che copriva le spalle e che molto spesso andava a coprire anche la parte della gola. Quindi tutti dettagli che un quadro peggiore dal punto di vista della storia dell'arte in realtà ci fornisce rispetto al quadro migliore. Quello però che prima bisogna spulciare è qualcosa di questo genere. Questi sono due inventari praticamente contemporanei in cui andare a cercare come differenziare tra di loro personaggi di diverso rango, perché sono entrambi in corredi iniziali, sono entrambi dell'inizio degli anni 90, 1492-1493, ma in un caso vediamo una dama borghese, nel caso di destra, che nel suo corredo totale inserisce addirittura delle vesti usate, perché nel momento di andare in sposa lei si porta tutti i vestiti che ha, quindi il notaio, che è preciso, segnala che si porta vestiti usati e vestiti nuovi e li differenzia così da poter dare un valore diverso a ciascuno. La signora di fianco invece è Bianca Mea Sforza, sposa di Massimiliano d'Asburgo, quindi signora di Milano, sposata all'imperatore, che si porta dietro un corredo in cui solo le camore, che sono le vesti che indossavano le dame che avete visto prima, maniche lunghe, copertura del busto fino ai piedi, eccetera, solo le camore sono 17, e poi abbiamo mantelli, poi abbiamo gorgiere, sopravesti, e tantissimi oggetti da camera da letto, per cui teli, lenzuola, cuscini, e poi oggetti metallici, d'oro e d'argento. Il corredo di Bianca Maria Sforza è una cosa da babbi. D'altronde siamo ai vertici della società milanese dell'epoca. E la concittadina è ovviamente una borghese che sta bene perché può pagare un notaio per farsi fare l'inventario, può comunque portare in dote alcune cose, ma il suo corredo è molto, molto inferiore. Queste sono le fonti di solito più sincere dal punto di vista della storia del costume, perché devono rappresentare in maniera precisa che cosa è nel cassone nuziale. Il problema è che quando qualcuno usa un termine, per esempio il termine soca, che indica sempre una veste femminile, bisogna conoscere, perché il notaio sapeva che cos'era una soca, la donna che aveva commissionato il corredo idem, ma non lo sanno quelli di 5, 6, 7 secoli dopo che vanno a leggere il documento, e quindi serve incrociare con qualche documento ulteriore, un'opera letteraria in cui magari l'autore segnali un sinonimo, utilizzi una volta un nome, una volta un altro per la stessa veste, e quindi andare a incrociare le fonti, come dicevamo prima. Infatti, una delle grandi invenzioni delle leggi suntuarie è la multa, che veniva comminata a chi violava le leggi. Nelle leggi, o meglio nelle rubriche del 200, in molti casi le norme sono poche, vengono specificate alcune distinzioni per distinguere le donne oneste dalle male mulire, quindi le donne di malaffare. Alcuni divieti rimarranno praticamente in tutta Italia, più o meno in tutti gli stati suntuari, in vari secoli, per esempio il divieto di perle, il divieto di mettere troppo oro nei vestiti o sotto forma di stoffe pregiate o sotto forma di bottoni e di ricami. Quindi tutte queste norme sono abbastanza trasversali, però quelle del 200 più peculiari sono quelle che vedete lì, e chi non rispettava le leggi, multa. Ovviamente nel corso del tempo le situazioni si andarono a complicare un po', perché il notaio incaricato dal comune di andare a riscuotere, a verificare che il personaggio che stava violando la legge stesse effettivamente violando la legge, doveva, magari essendo un borghese, andare a controllare il vestito di un nobile. Infatti, per esempio, in una cronaca di Bologna viene raccontato il caso di una donna che è uscita dalla chiesa, perché gli statuti dicevano chiaramente che è andata fuori dalle chiese la domenica, che è sicuramente il giorno in cui le persone si vestono meglio. Se il vestito migliore passa la legge, sicuramente quelli che hanno a casa sono a posto. Ma se beccate qualcuno che sta violando la legge, lo beccate il domenica all'uscita dalla chiesa. Questo povero notaio, che doveva controllare il peso della veste, non si sa bene quale dettaglio, di una dama,
si ritrovò circondato da dei pari della dama molto incattiviti, perché lui stava osando sollevare la veste, toccare la veste di una dama illibata che non si poteva permettere. Per cui i problemi iniziano a sorgere, e con la differenziazione sociale, con l'istituirsi un po' di quel meccanismo che poi porterà alle signorie, in realtà iniziano ad essere fatte delle distinzioni, per cui non sono più leggi omnicomprensive che riguardano tutta la cittadinanza, ma sono leggi in cui ci sono delle esenzioni. C'è sempre il maiale più uguale dell'altro. Un'altra cosa che spesso figura nelle leggi suntuarie, per esempio anche a Milano, è le cosiddette corone aurate. Vari tipi di ghirlande venivano indossate come copricapo, non solo dalle donne, certe volte anche gli uomini avevano delle decorazioni a forma di foglia sul cappuccio o sul copricapo, ma le donne spesso esageravano, come al solito, perché le ghirlande inizialmente erano ghirlande di fiori, nella loro versione giovanile, diciamo, e poi però per farle ancora più preziose si andava dall'oraco, si faceva fare una ghirlanda d'oro con delle rappresentazioni di fiori sopra, che venivano smaltati con i colori dei fiori che si volevano rappresentare. E quindi stiamo parlando di oggetti di altissima oreficeria, che costavano moltissimo, che pesavano anche, e che ancora una volta erano stato un simbolo. A Bologna, a metà del 400, però, cambia un po' la musica, perché arriva come legato papale il cardinale Bessarione, che aveva fatto, diciamo, la scalata dei gradi ecclesiastici provenendo dall'impero bizantino, che era in realtà di Costantinopoli, e lui è il primo a imporre a Bologna una legge che non ha più le multe, non figura più come punto di introito per la città, ma che vuole, come erano le leggi del 200, riportare un po' di moralità in questa città di Solù. E nel 1453 emette un corpus di norme piuttosto voluminoso e anche molto ramificato, scontentando ovviamente tutti. E scontentando tutti e creando in realtà un dissidio con il signore di Bologna, che l'anno successivo si sposa. E quando si sposa, che cosa fa? Un corteo lussuosissimo che con 600 coppie di invitati attraversa tutta la città, percorre la via dal Palazzo Bentivoglio per arrivare fino a San Petronio. San Petronio era la chiesa principale della città, come è ancora adesso, pur non essendo il Duomo, e arriva davanti alla chiesa e trova le porte chiuse, perché il cardinale, offeso dall'ostentazione, dalla visibile mancanza di rispetto delle leggi che aveva appena emanato, non fa ufficiare la messa di matrimonio nella chiesa di San Petronio. Problema: vicino al Palazzo Bentivoglio c'era la chiesa di San Giacomo Maggiore, che aveva un sacerdote compiacente, perché era la parrocchia di riferimento dei Bentivogli, per cui il corteo devia e il matrimonio ha avuto luogo, ma ha avuto luogo in un'altra chiesa, perché alla fine 600 invitati non si possono rimandare a casa così. Nel 400, visto che parlavamo dell'abbigliamento femminile, termino anche un po' il mio excursus. Nel 500 in realtà le leggi suntuarie continuano a essere messe, per buona misura sono un po' ripetizioni di quelle del Bessarione, e sono sempre più frequenti, a dimostrazione che ancora una volta erano un poco rispettate. Bologna da quel momento diventa a tutti gli effetti parte dello Stato Pontificio, e quindi le leggi poi sono simili in alcuni aspetti anche alle leggi emanate dal Papa a Roma. Quello che mi piace farvi vedere è quanto effettivamente nel corso del tempo a Bologna, adesso le vedete comparire, si siano ripetute leggi suntuarie, che erano leggi che contavano come funghi, e che erano ogni volta più restrittive, maggiormente complesse, fino ad arrivare a quelle appunto del Bessarione, quelle cinquecentesche, in cui le norme sono molto precise e puntuali. E questa cosa che riguarda Bologna si può tranquillamente estendere anche alle altre province della nostra regione. Gli archivi fortunatamente conservano numerose raccolte di leggi suntuarie. Le palline che vedete comparire in corrispondenza della provincia sono le leggi che si sono conservate. Reggio Emilia, per esempio, è molto ricca di norme suntuarie, mentre invece alcune province lo sono meno. Anche relativamente alle vicende storiche degli archivi, che alle volte sono stati dispersi o hanno avuto dei problemi. Quello che mi preme sottolineare a questo punto è soltanto un'altra cosa. Le leggi suntuarie sembrano un residuo del passato, qualcosa che fino al 6-700 ha continuato ad esistere, ma con efficacia dubbia. Sono state ufficialmente cancellate dalle riforme napoleoniche e non sono state più istituite dopo Napoleone, però effettivamente sono del tutto scomparse. Se uno va a guardare un po' in giro nel mondo, in particolare in uno stato che sarebbe la patria della libertà e del,
della varietà, si trovano norme piuttosto paradossali, che sono per la maggior parte leggi ottocentesche che nessuno si è premurato di annullare, ma che fanno un po' ridere perché in alcuni casi, nel 2012 a Connellsville nell'Illinois, a qualcuno non è piaciuta la moda dei pantaloni a vita bassa, perché era vietato di far scendere i pantaloni sotto 3 pollici delle anche, perché altrimenti si vede la biancheria intima, è poco decorosa, eccetera. Quello che a me preoccupa un po' di più è che io personalmente sono stato più di una volta a Boston, ho dei parenti là e pare che a Boston sia illegale portare il pizzetto. Non mi hanno mai arrestato, spero di poterci tornare. Grazie.